Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. Allora, siamo qui con questo albero rotante con il relativo portacuscinetti e questo qua è un accessorio, diciamo, di un macchinario per la lavorazione del legno e in sostanza dobbiamo rifare questo albero rotante. Questo albero rotante, devo ammettere che è veramente fatto molto bene e addirittura rettificato, quindi una finitura eccezionale, solo che ha un difetto, cioè che qua in testa il foro dove alloggiano le frese praticamente, anziché essere in H, quindi con una tolleranza da 0 a più un centesimo, è a più 7 centesimi. Questo cosa provoca? Provoca un'eccentricità veramente molto alta che rende quasi impossibile la lavorazione del legno. E quindi come prima soluzione è stato pensato di prendere un albero come questo R16, di tagliarlo lì dove serve per poi innestarlo sul foro esistente, ovviamente cercando di compensare al meglio il lasco con degli spessori per poi prendere le frese direttamente sulla pinza, soltanto che poi il sistema sarebbe risultato troppo alto, vedete, una doppia testa praticamente. E questo magari si risolveva un pochettino l'eccentrico, ma poi si creavano flessioni o quant'altro, cose insomma indesiderate. Quindi la soluzione definitiva è fare un albero esattamente come questo, soltanto che in testa ci facciamo direttamente la pinza R16. Iniziamo subito mettendo il grezzo sulle griffe e chiudiamo bene. E qua in sostanza andiamo a fare prima tutto il profilo fino alla sedia cuscinetto. E diciamo, è vero che l'albero è parecchio lungo, però è anche abbastanza grosso, quindi non dovremmo avere problemi di vibrazioni e quant'altro. E una volta finita la prima fase, gireremo il pezzo, lo prenderemo qua con la lunetta e cercando di essere molto precisi, quindi ci centreremo sulla prima sedia cuscinetto ma anche sulla seconda. E qua andiamo molto bene perché avendo una lunga distanza, diciamo, più le parti dove si tasta sono distanti e più preciso è il discorso, quindi cercheremo di stare entro il centesimo, faremo la sezione per la pinza R16. Mettiamo pure la contropunta. E qui ragazzi, come sempre, prima si sgrossa e dopo finitura. Qua ragazzi il pezzo purtroppo è temperato per i primi millimetri e è un po' un lavoraccio, ma vediamo di fare lo stesso. Qua ragazzi, dopo non poca fatica, abbiamo tirato via il temprato. Qua comunque, per non averlo sulla seconda fase, ho tirato fuori il pezzo in modo che risulti tutta la parte utile sgrossata e poi taglierò con una sega per metalli.
Ragazzi, adesso che abbiamo finito di sgrossare, dobbiamo lasciare raffreddare il pezzo in modo tale che, diciamo, si stabilizzi a livello di dilatazioni termiche, perché poi quando andremo a fare la finitura delle due sedi cuscinetto, sapremo che quella misura è reale e non è falsa. Ragazzi, qui veramente molto bene, devo dire. Abbiamo fatto tutte le finiture e anche la sede del Seger e praticamente la prima fase è tutta finita. Comunque, ragazzi, questa seconda metà di questo diametro di servizio lo abbiamo ben rifinito perché abbiamo bisogno di una buona base per fare i gradi per la R16. E in sostanza noi sappiamo che le pinze R16 il cono interno prevede 8 gradi per lato di inclinazione. Quindi con il carro inclinabile ci mettiamo più o meno 8 gradi, chiudiamo le due viti senza stringerle troppo perché poi abbiamo bisogno, diciamo, di regolare battendo con un martello e con questo tipo di comparatore andiamo a trovare i centesimi. E qua ragazzi, in sostanza, essendo che siamo deviati, se io avanzo col carro inclinabile il comparatore caricherà perché appunto va addosso al pezzo. E grazie a un programma di disegno, noi sappiamo che quando avanziamo di 8 mm con il carro inclinabile e quando il comparatore ha caricato 1 mm, un decimo e 25 millesimi, saremo perfettamente a 8 gradi. E ovviamente il tutto va fatto su una base dritta, perché se la base è storta, sfalsa la regolazione. Quindi semplicemente mettiamo a zero il comparatore, mettiamo a zero anche il nonio. E adesso con questo avanziamo di 8 mm e vediamo di quanto disassa. 8. Quindi qui abbiamo caricato 1 mm, un decimo e 3,5 cm e siamo fuori di un centesimo secco. Quindi ragazzi, in questa situazione carichiamo troppo verso il pezzo e dobbiamo portare il tutto più verso l'esterno, quindi basta battere leggermente perché qua non abbiamo fissato, abbiamo solo stretto leggermente. E adesso facciamo la verifica. Ci mettiamo a zero, carichiamo a zero e via. 2, 4, 6 e 8. Ragazzi, qua più o meno ci siamo perché comunque segna leggermente in più dei 2,5 cm che chiama, però da ricordare che non abbiamo ancora chiuso le viti. Infatti adesso chiudiamo bene le viti, anche quella dietro. E adesso rifacciamo la procedura, perché capite bene che chiudendo potrebbe essersi mosso qualcosa, stiamo parlando comunque di millesimi addirittura e va riverificato. Procediamo pure, quindi 2, 4, 6, 8. E qua ragazzi direi veramente molto bene, ci siamo praticamente perché segna pochissimo in più rispetto ai 2,5 cm, cosa assolutamente trascurabile. E dopo tutte queste verifiche possiamo dire di essere perfettamente a 8 gradi. Adesso ragazzi tronchiamo il pezzo e poi possiamo procedere con la seconda fase.
tiriamolo pure via. E qua ragazzi, come sempre, sgrossatura e poi finitura. Adesso ragazzi dobbiamo tirare fuori il pezzo per prenderlo praticamente con la lunetta, quindi circa così, qua mettiamo la lunetta . Adesso verifichiamo come siamo centrati, quindi carico, vediamo. E bisogna compensare, battiamo leggermente, e questo è il risultato di un po' di tentativi. Adesso vediamo in testa, e qua bisogna sistemare. Okay. E ragazzi, dopo non pochi tentativi, il risultato è questo. Mettiamo un po' di olio. Adesso vediamo l'errore dopo aver chiuso la lunetta, quindi punto massimo, e vedete che praticamente non abbiamo errore. Qui ragazzi direi che come prima operazione possiamo fare subito il cono, quindi perfettamente concentrico con le due sedi cuscinetto, e poi piano piano facciamo il resto. Controlliamo che il passo sia 1,5. Perfetto.
proviamo un attimino la ghiera. Perfetto, non ha gioco quasi, proprio come deve essere. E qua ragazzi, sul tornio abbiamo finito e adesso andiamo in presa. Molto molto bene ragazzi, anche i due piani li abbiamo fatti. Adesso qui diamo una limatina. Ed eccoci ragazzi con i due alberi, quindi quello costruito da noi e quello originale. Qua oltre alla testa diciamo abbiamo un'altra differenza, cioè la lunghezza totale, perché questo albero ruoterà diciamo non con una puleggia ma direttamente con la cinghia applicata qui su questa parte dello stelo, e quindi avendo il grezzo un po' più abbondante ho voluto sfruttarlo tutto e fare appunto questa parte qui un po' più lunga. Se per caso dovesse dare fastidio, qua basta tagliare e la cosa finisce lì sostanzialmente. Qui ragazzi, comunque, prima di vedere il tutto in azione, volevo soltanto dire che, a parte che sono veramente molto soddisfatto del risultato, ma volevo sostanzialmente dire che comunque pezzi come questo, quindi sottili e tanto lunghi, sono un po' difficili da fare, nel senso che è difficile comunque tenere quella precisione. E se siamo stati bravi o no, ce lo dirà appunto il nostro iscritto Tudor, che monterà tutto e ce lo farà vedere. Salve a tutti ragazzi. Prima di tutto tengo a ringraziare Wilson Alba, che è una meravigliosa persona, e mi ha fatto contento aiutandomi con progetto suo a realizzarmi un piccolo progetto della mia combinata, che è una combinata a 6 lavorazioni per legno, diciamo. Ci faccio un sacco di lavoretti su questa combinata, le cornici, cornicette, le robette per me, perché sono un appassionato di hobbistica per legno, diciamo. Quando ho guardato il video con la proposta che voleva lanciare di fare pezzi per noi iscritti, allora mi è venuto a pensare che proprio lui mi sarebbe molto in grado a farmi questa modifica sulla mia combinata. Praticamente qui dove io fisso la fresa per fresare i pezzi, essendo una roba hobbistica, loro l'ha progettata un po' male, diciamo, con un graniello praticamente fissi la fresa, però la porta fuori centro, e quando vuoi fresare qualche pezzo la fresa si è abbastanza impegnativa, andava fuori asse e vibrava un casino, faceva il lavoro non con qualità che io volevo farla. E allora ho pensato di fare tutto questo asso da zero, un po' con aiuto di Wilson, un po' con quello che ho pensato io. Alla fine è uscito un bel lavoro e lui praticamente mi ha realizzato questo meraviglioso pezzo, che adesso la monterò, che finisce con la R16 portacono, R16, dei famosi portaconi che solo Wilson è bravissimo a realizzarli, e mi ha fatto sta meraviglia di asso. E adesso la monto e vi faccio una piccola prova, e penso che avrei risolto definitivamente con la mia combinata, con tutte le modifiche che ho fatto. Ed ecco a voi ragazzi il pezzo montato, che gira perfettamente in asse come un amore, guardi. Adesso faccio una prova veloce
con una fresata e così concludiamo il nostro lavoretto. Ed eccoci a voi ragazzi, asso montato, guarda che meraviglia. Il risultato perfetto. Grazie mille.